Dai, facciamo, vediamo chi vince. Dai. Una vergogna. Dai, chi faccio questa? No, datecene una di quelle già. No, 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 dai, facciamo che questa vince. Gli è partito il... io sono competente. No, non ci credo. Benvenuti nei Panini Studios. Oggi completiamo l'album Azzurri 2023 assieme ad un azzurro, Davide Frattesi, benvenuto! Grazie, grazie, ciao benvenuto. A tutti. Vi racconto una cosa già divertentissima. Ha guardato l'album e ha detto: oh, ma ci sono anch'io, no? Perché sapete, io ho giocato poche partite. Invece sì, porca miseria, ci sei. Com'è essere su un album? È carino, perché da piccolo cercavo sempre i miei idoli e adesso è bello che qualcuno cerchi me, quindi sono sicuramente contentissimo. Allora, cercare è la parola giusta, nel senso che sei una delle figurine che ci manca, più precisamente sei la 111, e se sei d'accordo con me io inizierei a cercarti. Non sono fortunatissimo, però cominciamo. Vabbè, però voglio dire, i pacchetti ce ne abbiamo. La prima domanda è: da bambino collezionavi le figurine? Sì. Sì, avevo dei pacchi enormi a casa che mamma puntualmente mi nascondeva, perché andavo a scuola e giocavo solamente a pizzino con le carte. No, con le carte, no, fermi. Del calendario. Spiegare che cos'è pizzino. Allora, praticamente mettiamo una carta per uno con i nostri compagni sul banco di scuola e con due dita la facevamo volare. Uh-huh. E il gioco consisteva nel riuscire a posizionare la propria figurina sopra quella dell'avversario, così che tu praticamente conquistavi la figurina. Ah. Allora, che io usciva sotto. Giocavo così a muretto, cioè praticamente non sul tavolo, ma attaccato al muro si faceva cadere la figurina. Tieni, queste sono le tue. Qua si lavora, ragazzi, mica. Adesso. Iniziamo? Iniziamo. Momento, io ho un momento che mi piace tantissimo. Momento ASMR. Suona bellissimo. Tecnica qual è? Io le metto in fila per numero. Cioè? Cioè, tipo, dalla prima dalla 1 alla 100, e poi dopo le cerco nell'album. Poi tu come fai? A caso. Sì. Intanto ti chiedo una cosa, anzi, sì. Ragazzi, ho uno scoop per voi. Frattesi ha paura dell'aereo. Mamma mia. Ha paura dell'aereo. No, ho il terrore, non ho paura. Se lo vedete agitato, non sono le telecamere, cose di questo tipo, è l'aereo che dovrà prendere fra poco perché sta per andare in vacanza. Assolutamente. Ieri notte non ho dormito perché giustamente devo pensare all'aereo da prendere. Non per la partita, non per l'adrenalina, perché ieri naturalmente avete giocato la finalina, terzo quarto posto di Nation League. Tra l'altro, scusa. Niente confronto all'aereo. Questo è già. No, fra le altre cose, in quella finalina tu hai segnato il tuo primo gol in azzurro. Tra l'altro, pensavo mi annullassero anche quello. Si potrebbe dire secondo, ma in realtà il primo. Il primo. Però non l'hai toccato. Ma no, perché poi mi hanno detto: no, com'è l'emozione il primo gol? Ho detto. Praticamente l'ho provata 3 giorni prima, perché io ho esultato come un pazzo in realtà. Beh, io però per esempio qui ne ho trovato uno su cui una domanda, un esperto della nazionale, che è Bonucci. Com'è il rapporto con i grandi calciatori della nazionale, che hanno fatto comunque anche la storia della nazionale? Com'è il rapporto fra un giovane come te appena arrivato e un campione come Bonucci? Ah no, sicuramente la storia l'ha fatta, perché poi ha vinto un europeo, quindi. Però no, secondo me bisogna entrare sempre in punta di piedi, bisogna mettersi a disposizione, che poi comunque sono persone che hanno più esperienza e sono più grandi di te, quindi vanno trattati tutti con rispetto, ma loro hanno maggior ragione, quindi bisogna entrare con molta calma, poi piano piano cerca di stabilirsi. Ecco. Non siamo più compagni di completamento dell'album, ma il primo che trova qualcosa ha vinto. Chi vincerà? Questa è quella giusta. No, questa è quella giusta. Eccola. È vero? 168. Tutti i numeri. 68. 219. 219! Manca! Tra l'altro, che figurina. Roberto Baggio. Cioè, vinco con Roberto Baggio. Questo sì che è un campione. Sì. Tu hai un mito che fa parte degli azzurri a cui guardare, magari un centrocampista, non so. Adesso penso c'è Nico Barella, che anche come caratteristiche è un punto di riferimento, anche se lui è giovane, perché ha 97. E poi ho sempre ammirato Cristiano Ronaldo, perché mi è sempre piaciuta la sua dedizione, la sua
capacità di lavorare. Quindi quello che mi è sempre piaciuto di lui è che mi ha sempre fatto L'hai trovata? Sì. La tua? 111. No, non ci credo. Si è trovato, ragazzi. Si è trovato da solo. Ho visto il rosso e ho detto, rookie. Si è trovato da solo. Capelli possiamo dire. Non volevo dirlo io, l'hai detto tu. E quindi mi astengo da ogni tipo di commento, Davide. Tra l'altro adesso devo andarmi a fare i capelli tutti piani. No, ecco, una cosa io voglio chiederti. I calciatori, no, hanno fatto scuola anche per i capelli. Io, per esempio, incontro i bambini collezionisti al Panini Tour e in effetti si vedono tanti bambini che spesso prendono ispirazione da voi calciatori. Voi ci pensate a questa cosa qua, che potreste innescare una moda? Ma intanto a me mandano le foto che si fanno un paio di tagli qui, perché quando un paio di mesi fa avevo due tagli qua e mi mandavano le foto, hai visto, mi sono fatti i capelli come i tuoi, ho detto mi raccomando non replicate. Quindi questo è un annuncio che vogliamo fare a tutti voi che ci seguite: non fatevi i capelli come i calciatori. Intanto incolliamo te. Vabbè, incolliamo Baggio. Tra l'altro, vabbè, record di gol segnati con la maglia azzurra ai mondiali maschili, 9 gol, insomma un campione scusso. Anche se c'è in realtà qualcuno, ecco, come le gestisci le critiche? Le critiche? A parte del gioco, secondo me non c'è, anche perché voglio dire, c'è talmente tanta gente che non si può piacere a tutti, ognuno pensa a modo suo, quindi le critiche secondo me fanno parte del gioco. E... ma ci guardi tipo anche sui social dopo le partite oppure lasci perdere? No, io sono uno che guarda, si fa spulciare, si legge tutti i messaggi anche tra le richieste, però poi alla fine non è che non mi cambiano la vita, poi alla fine anche perché sono persone che magari quando insultano eccetera non conosco, quindi non mi interessa quello che di brutto hanno da dire. Però ci vuole, secondo me, un po' di capacità di gestire quella roba lì, o sbaglio? Sì, poi è una cosa caratteriale, magari c'è chi se la prende, chi magari ci sta male, però poi dopo un po' che sei nel mondo ci fai un po' il callo, quindi sono cose che sono all'ordine del giorno, anche per il fantacalcio soprattutto. Fortunatamente questa stagione ho fatto gol, perché altrimenti l'anno scorso praticamente mi hanno preso all'asta di riparazione, perché ho fatto 4 gol il giorno d'andata. Sì. Il giorno di ritorno 0. Posso lasciare immaginare quello che succede. Non riparate, ragazzi. I gol che sono stati fatti sono già stati fatti e non verranno replicati. Potete rischiare, ma non prendetelo con il giocatore. È un annuncio, una richiesta. Allora, attacchiamoti, perché questo è veramente il momento importante, anzi quasi solenne. Non ci manchi più. Olè. Poi leggo anche che cosa hanno scritto nell'album di te. Santa mamma che mi ha portato. No, è bello perché c'è scritto sull'album, lo vado a leggere. Da bambino era iperattivo, per farlo stancare a 5 anni sua madre decise di iscriverlo ad una scuola calcio. Però tutto, mamma, l'hai già nominata. Questo mi fa pensare che comunque il rapporto, insomma, sì, sì. Forte. No, perché praticamente che succede? Questa fa ridere. E... questa fa ridere. Allora, no, a me non mi piaceva, perché mi rompevo le scatole. E praticamente là un giorno pioveva, ma diluviava proprio, e mamma non c'aveva l'ombrello. E lei mi portava davanti, io stavo dietro, quindi lei scende per prendermi, ed ero a sinistra. Come lei scende, mi apre la portiera, io mi sposto a destra. E lei continua a prendere l'acqua. Viene a destra e mi sposta a sinistra. Ha fatto 2-3 volte così, poi ho detto basta, mi hai stufato, adesso non farei più nuoto, però fai calcio. Triblava la mamma. Ragazzi, è da qui che si notano i grandi campioni, anche da bambini. Triblava la mamma. Sì, sì. Per prendere la pioggia, tra l'altro. Sì, ma proprio... Beh, ma era la giornata perfetta per fare una cosa del genere. Facevi nuoto, però, questo è interessante. Sì, nuoto, e poi ho fatto... Quando ho iniziato a calcio ho iniziato a fare pure tennis, che mi piaceva tantissimo. Quanto ti è servito vedere altri sport all'interno del tuo percorso da atleta? Benissimo, tanto, perché poi alla fine rubi un po' dappertutto, no? E poi alla fine, secondo me, serve anche fare altri sport, perché io secondo me una coordinazione diversa che poi può essere riportata in campo. Ma altra domanda che magari ti hanno già fatto in passato: era un sogno quello di diventare un campione di calcio o comunque di giocare con la maglia della nazionale? Io ho due sogni, questo e quello di diventare un tennista. Poi alla fine è arrivato il giorno di dover scegliere, ho scelto quello che più mi appassionava, anche se poi la scelta non è stata facile, perché io ero... cioè, facevo 3 volte calcio e 2 tennis.
impegnato il ragazzo. Sì, sì, c'erano i miei poveri genitori che mi scarrozzavano, insomma, secondo me avranno pure insultato. Vabbè, però sacrifici che adesso si godono da casa vedendoti. Sì, sì, beh, poi è quello bello è portargli questo tipo di soddisfazioni poi. Bello, molto bello. Grazie per averlo condiviso con noi. Niente. Manca. No, cielo. Eccola, Sandrello, 2-1. Si passa in vantaggio. Rode, raga. No, attacchiamolo. Cos'è? Che figurina è la numero? Sandrello, 131. 131, che è poi Tonali. Yes. No, ragazzi, attenzione. Sandrello T. Eccolo qui. Tifoso milanista, aspetta che leggo cosa c'è scritto sull'album. Tifoso milanista e ammiratore di Gattuso, una volta diventato rossonero, ha chiesto al suo idolo il permesso di poter utilizzare la maglia numero 8. Tu giochi con il 7, con la nazionale, e con il 16, sì. Almeno a Sassuolo giocavi o giochi con il 16. Hanno dei significati questi numeri o no? Beh, il 16 sì, per De Rossi. E... gliel'hai chiesto? No, poi no, perché poi alla fine non... c'è stata mai occasione, però lui lo sa che è per lui. Niente, eh? No, zero. Niente. Mi dispiace. 2-1. 2-1. Eccolo il 3-1. Stavo cercando la 150 e la 151. Visto Mancini, ho detto l'ho trovata, invece no. L'ho trovata. Qua finisce in goleada, eh. No, ragazzi. Attenzione. Facciamo vedere. Sono come c'è l'Olanda nella finalina. Andrà a finire 3-2. Andrà a finire 3-2. Che cos'è? La numero 9, 10? 9. Dai, ecco qua. Ma volevi farmela trovare così lo attaccavo. Va bene, ok. Scherzo pure. Attacchiamo la 9, la maglia della nazionale. Tra l'altro mi hai detto che è stata un'emozione comunque indossare la maglia per la prima volta. Beh, sì. Forse una delle prime partite in cui ero un po' teso. Sì? Sì, poi non mi interessa più di tanto, però per la nazionale l'ho sentita la prima. Non senti la tensione prima delle partite? No, di solito no. Però questa... la prima con la Germania, poi partito titolare comunque contro la Germania, che è una nazionale forte, diciamo che la sentivo. Poi quando si inizia a giocare non senti più niente, però prima l'ho sentita. Ecco, anche questo è interessante. In effetti avete giocato una finale di terzo quarto posto di fatto contro i padroni di casa. E il tifo, almeno da casa, si sentiva. Mi si chiude però l'orecchio da quel punto di vista durante la partita. No, per quanto mi riguarda io lo prendo come stimolo. È una sfida con il pubblico avversario. E sicuramente è meglio giocare in casa perché hai tutto il supporto, eccetera. Però anche giocare fuori casa, devo dire che non ti dico che mi piace di più, ma ci andiamo vicino. Ecco. 9. Sì. 9. 200 punti. Subito la prima. 215. Tra l'altro, che figurina è la 215? Gigi Buffon. Ne trovate due di livello. Due di livello. Due valgono di livello. Doppio. La vado ad attaccare io. Senti, tu hai avuto contatto invece con giocatori del passato che magari ti hanno dato consiglio, oppure ti hanno fermato, ti hanno detto, senti, ti ho visto giocare. Guarda, Buffon in particolare no, però c'ho... altri? Adesso sento Claudio Marchisio, che... da un sacco di consigli, poi condividiamo la paura dell'aereo. Infatti l'altra volta quando sono andato a chiedere al comandante spiegazioni sul volo perché stava ballando un po' l'aereo, abbiamo parlato, abbiamo mandato una foto, lui lo conosceva perché abbiamo lo stesso tipo di problema e lui chiedeva lo stesso tipo di cose. Ferma. Tu sei entrato nella cabina dell'aereo per chiedere tutto ok ad un comandante che pilota l'aereo? No, ho chiamato l'assistente di volo e mi ha detto no, adesso te lo faccio uscire così ti tranquillizzi. E lui mi ha detto sì, tutto a posto. Il fatto che non ci fosse nessuno a guidare l'aereo lo lasciava tranquillo, questo è il punto, che se non c'è nessuno ma gli va a spiegare che l'aereo sta volando come deve volare, lui è tranquillo. Sì, devo avere altre assicurazioni. 47. Ma pacchetto doppio. Il pareggio, attenzione, 3-3. 3-3, la 199, Raspadori. Bisogna piangere nella vita perché veramente... Sì, un pochino è vero, un pochino è vero, bisogna un po' piangere. Funziona. Guarda, adesso io non troverò mai niente qua, funziona. No? Funziona, sì. No, finirà, finirà 3-3, che è il risultato più giusto per questa gara.
No, ecco, invece Raspadori lo conosci molto bene. Sì, Raspino, sì. Com'è? Raspino è... prima di essere forte, perché è forte, Raspa è fortissimo. È una persona da 10. Da 10 e lode, senza alcun tipo di dubbio. E com'è stata questa tua permanenza in Emilia? Visto che comunque insomma, siamo a Modena, siamo... No, io mi trovo benissimo qua. L'ho sempre detto, al di là che possa essere lontano da casa, magari da Roma, però... qua si sta benissimo, c'è una pace, una tranquillità importante, che è poi quello che serve per fare poi bene in campo. Quindi sono stato veramente veramente bene questi due anni. Mettiamolo in imbarazzo, perché sull'album c'è scritto: oltre alla carriera calcistica, uno studente universitario si vuole laureare in scienze motorie. Tu e studio, come eri bravo a scuola, andavi bene? Sì, io non ero male. Non ero male. No, allora, non ero male. Poi bisogna. Penso che bisogna prendere una scelta. Prima facevo il liceo scientifico sportivo e facevo pure il latino. Wow. E dopodiché, praticamente, dopo due anni, tra compiti, interrogazioni varie, orari, non riuscivo a stare dietro. E quindi ho deciso di puntare su, insomma, sul un po' più sul calcio. Poi ho in programma in futuro di fare qualcosa, perché più che altro per i miei genitori. Quindi sicuramente qualcosa farò. Adesso voglio prima un attimo andare tranquillo e avviare la carriera nel modo giusto, e poi quando ci sarà tempo sicuramente. Ma hai già un'idea, un ambito che ti piacerebbe studiare? No, ancora mi devo interessare, perché poi devo scegliere qualcosa che mi piace, che mi piace fare, altrimenti poi non studio, perché mi conosco, devo fare qualcosa che mi piace fare. Ma... guarda, ce la vediamo che vince. Dai, gli è partito. Gli è partito il... Io sono competi. No, non ci credo. Davvero? Girala. 1-5-0. Era destino. Apro l'ultima figurina, dai, stai prendendo. Ho vinto io. Hai visto che prima ho pianto, ho detto no, non trovo niente. È vero, così. No, io ho detto. Provo, non trovo niente. Questo è il numero delle due scuole. Non trovo niente. 5-0. Non trovo niente. No, non no raga, non pareggio. Non pareggio. No. Ho trovato però la tua doppia. Questa me la porto a casa. Guarda, nel mio ultimo pacchetto c'è la 111. Davide Fratelli. Destino. No, questa però me la firmi, scusami. Destino. Questa me la firmi. Vai. Questa me la porta a casa. Ho perso, ma mi porta a casa una memorabilia. Guardala. Pazzesco. Devo dire per Giacomino. No, va bene. Bisogna attaccarla, però. Beh, insomma, l'attaccherò io da qualche parte, oppure me la tengo come un santino all'interno del portafoglio. Grazie mille a Davide Frattesi, che è stato con noi. Aspetta, che ti faccio pure in faccia. Che faccio dei gol. Volevo chiudere così, senza fargliela attaccare. Invece lui ci tiene proprio ad umiliare in questo format. Tra l'altro, prima puntata di questo format, io vado già a casa con una sconfitta. Grazie, Davide. Con amicizia c'è scritto, La figurina che mi ha firmato c'è scritto con amicizia. Se gli amici sono questi, ragazzi miei, state freschi. Tra l'altro, guarda, c'è la figurina del trionfo con Mancini. Cioè, non potevamo finire in modo migliore. Veramente. Grazie mille Davide Frattesi per essere stato con noi. Noi abbiamo completato l'album, quasi. Sicuramente invece lui ha vinto, 4-3 risultato. Io proverò a rifarmi altre volte. Ci sarà tempo. Sei divertito? Assolutamente. Bene, allora lo salutiamo. Grazie. Ciao a tutti.